E allora, grande richiesta, bentornato ad Amedeo Bentrovati, Cedorelli. Tutto bene, bentrovati. Amedeo? Tutto a posto. Bene, oggi che cosa ci hai portato? Hai visto le immagini bellissime delle ville Splendide, pontificie? Splendide. Qualcosa, anche questo roseto Giardini molto curati benissimo, curati tra benissimo. l'altro. Però ecco, io volevo dire questa cosa. È vero, le ville pontificie sono inarrivabili, irraggiungibili, bellissime, però ognuno di noi nel proprio giardino può creare un Può, piccolo angolo certo, delle meraviglie. con il patto di un impegno e Costante, un ci vuole un minimo minimo di di cura. competenza per. Non faremo le ville pontificie dentro casa, ma Esatto, un ma più bel che altro per un giardino. problema di spazio, insomma, Sì, però volendo abbiamo si può 15 raggiungere ettari. il risultato. Oggi che piante ci hai portato, Oggi vi Andrea? ho portato una pianta che è in piena fioritura proprio in estate e la possiamo Guarda che vedere. bellezza Lei qui. è chiamata Dipladenia Di o Platenia. Mandevilla, c'ha due nomi, questa curiosità, ha due nomi, Dipladenia in origine, poi modificato per via del botanico che l'ha introdotta in Europa. Con questo, Amedeo, possiamo creare anche una piccola siepe? Con questo una piccola siepe, ma ha bisogno di un sostegno dove Dove arrampicarsi, arrampicarsi? perciò usata come rampicante o come pianta discendente, cioè appesa da qualche parte, Ah. facciamo ricadere i suoi rami. Come dicevo, è un arbusto rampicante molto vigoroso e di sviluppo rapido, originario dell'America, delle foreste subtropicali dell'America meridionale. Perciò qui andiamo un pochino a intuire quali siano le esigenze di questa pianta e entro subito nello specifico, è una pianta che in realtà teme il freddo dove ci sono inverni troppo rigidi. Adesso non c'è pericolo. Adesso non c'è pericolo. Dove l'inverno, e non parlo di Roma, in giù si ambienta benissimo anche all'esterno, dove l'inverno raggiunge temperature abbastanza rigide, è bene o È la ricoverarla. classica pianta questa che troviamo nelle case al mare? E non No? sbagliarti, allora Mi sto è confondendo? sì, con la Aia. classica pianta per antonomasia al mare è la La Bougainville. Bougainville. Se ci fai caso, in Sì, ogni sì, 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 casa sì. del litorale c'è una Bougainville. Questa è una pianta che sta prendendo piede adesso, e ve lo dico per esperienza personale, la trovo sempre più spesso nei giardini, per via di una sua fioritura fantastica. Fa questa fioritura in butiforme, con di vari colori, ne ho portate alcune varietà rosse, rosa, bianche, ma c'è anche gialla, con la particolarità di avere la gola cosiddetta dell'imbuto gialla, ha il Ebbene, petalo. molto bello. Io non so se è possibile inquadrarlo. Io lo metto a favore di camera È una e si fioritura, Vito, vede. Eccolo ti qua, svelo vedete? questa curiosità. Vedi, ha la gola gialla e Sì, fa sì, questo sì. contrasto bicolore molto di grande arredo, insomma, estetico. È una fioritura gamopetalo, cioè nel senso che il fiore ha questa particolarità che ha i petali uniti in parte tra loro, quasi sembra un petalo solo. Amedeo, compriamo questa pianta oggi al vivaio. La Sì. possiamo mettere in piena La terra da dobbiamo oggi? Con mettere questo in caldo? piena terra, non teme assolutamente il caldo, viene dal Brasile, Vito, perciò Possiamo lei stare più sereni? caldo ha e meglio è, ama posizioni soleggiate e quello che potrebbe essere un problema è l'assenza di umidità nella nostra atmosfera, Certo, il clima nell'area del del Brasile è giardino. molto più umido Esatto. rispetto al Perciò nostro. preoccupiamoci di posizionarla o a fianco ad altre piante, perché la traspirazione aiuta a rendere l'aria più umida nelle circostanze, e dove la teniamo in interno, perché si può, Anche in ripeto, interno. dove ci sono inverni rigidi la possiamo usare come pianta d'appartamento, preoccupiamoci di nebulizzarla un Oh, io ti pochino faccio un paio con di l'acqua. Sì, domande anche sì. interessate, Sì. perché in questo periodo dell'anno la siccità è il problema quello più Sì. grosso, la terra si secca Sì. subito. Quando annaffiamo le piante, ovviamente nelle ore serali o la mattina Sì. prestissimo, dobbiamo bagnare anche le Allora, foglie? no, assolutamente. Cioè col Nel tubo, con la senso, canna bagniamo anche in questo caso andrebbe anche bene bagnare le foglie, ma il le foglie? problema, Vito, è il calcare. L'acqua che noi andiamo a somministrare a questa pianta è ricca di calcio e alla lunga va ad occludere i pori della foglia. Quindi gli creiamo come una patina di Esatto, calcare. bravissimo. Nello specifico, la Dipladenia è una pianta che ama terreni leggermente acidi. Perciò il consiglio è di creare una mescola
di terriccio con un quarto di terriccio universale reperibile in qualsiasi vivaio, un quarto di torba che è un materiale fibroso di origine vegetale che dà acidità al terreno, un quarto di sabbia di fiume che rende il terreno leggero e drenante e un quarto di humus perché ama per avere questa fioritura grosse porzioni organiche di concimazione. Mangia molto organica. Questa pianta. Il terreno va sempre tenuto leggermente umido nella sua fase vegetativa che va da primavera a fine autunno. Noi questi fiori che sono portati in questi racemi sono a grappolo, vedi che sì. un ramo porta più fiori, noi li troveremo che abitano la pianta fino alle porte dell'autunno. Se però esposta in una posizione molto soleggiata, cioè, sole prende, se troviamo la posizione diciamo, giusta è una pianta che produrrà fiori fino al prossimo autunno e ha questa fioritura macroscopica, un fiore molto, molto vistoso, molto bello. Una cosa importante sulla Dipladenia è che a fine ciclo vegetativo, cioè post fioritura, e vuol dire perciò in autunno o ancor meglio alle porte della primavera successiva, dobbiamo applicare delle potature abbastanza vigorose. Però, perché è una pianta che fiorisce nel ramo nuovo, nel ramo dell'anno, perciò la potatura che andremo a effettuare per intendermi Vito, nei getti basali, anche ridurla fino a 5-10 cm. Cioè ci fai un esempio, perché le potature sono sempre forse stata si vede ecco. meglio. Allora questo è un getto nuovo creato nell'anno e come vedi già sta producendo dei fiori. A fine fioritura io questo oggetto lo vado a tagliare proprio quasi alla base, lasciando un 10 cm di lunghezza. Okay. Questa operazione mi porta a due vantaggi. Uno, che la pianta mi rimarrà sempre compatta, cioè con un fogliame compatto. Non esplode in larghezza. Perché se inizia a lignificare questa pianta, dove lignifica, cioè dove diventa legno, perde la foglia. Perciò ci troveremo una pianta nuda sotto per poi avere le foglie sopra. Per avere un'armonia estetica, effettuiamo queste potature, la pianta si rigenera e al termine della fioritura, se no ci perdiamo i fiori. Perfetto. E questa potatura che dà compattezza alla pianta favorisce getti nuovi e favorisce una fioritura nuova perché fiorisce, come dicevo, sul ramo dell'anno. Amedeo, in questo periodo dell'anno, sì, la cosa che non dobbiamo assolutamente fare qual è? Fargli mancare acqua. Questo regola che non generale vuol dire, come dire, affogarla allora, nell'acqua. Il discorso io poco fa ho detto che il terreno va sempre tenuto abbastanza umido di questa pianta. Per abbastanza umido non intendo zuppo d'acqua, Vito, perché andremo a fa caldo. No, esatto. Io mi avvantaggio, allora, metto più acqua di quella che serve. Chi ha un po' di timore su questo, la regola forse ancora meglio è lasciare leggermente asciugare un pochino il terreno. Appena lo vediamo asciutto in superficie andiamo a somministrare acqua. Vi do un consiglio, parlavo di questa pianta che ama terreni abbastanza tendenti all'acido. Con l'acqua delle nostre innaffiature ricca di calcio andiamo ad alterare questa acidità del terreno. Non vi chiedo di usare acqua distillata per annaffiare, sarebbe troppo impegnativo. Un consiglio è riempire il contenitore destinato per annaffiare questa pianta 24 ore prima, lo lasciamo decantare, le particelle più pesanti di quell'acqua, tra cui il calcare, si depositeranno nel fondo. Andiamo a usare metà contenitore per la mia irrigazione e ho un'acqua parzialmente decalcificata che crea enorme piacere alla Dipladenia. Leviziamo le piante. Beh, vanno trattate, sai, Vito, noi mettiamo una pianta in giardino, è un po' una forzatura, perché questa, come ti dicevo, viene dal Brasile. Dal Brasile, giustamente. La mettiamo nel paese nostro, dobbiamo un pochino riprodurgli le condizioni che avrebbe a casa sua, tant'è vero che nelle foreste, come dicevo, subtropicali americane arriva a 10-15 metri di altezza. Qui nei nostri climi, con la 10-15 metri, lì c'è una stagione vegetativa continua, perenne, perché la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi. Da noi appena scende la temperatura sotto i 20 gradi la pianta si ferma. Perciò non arriverà più di 3-4 metri di comunque di è sempre un bel vedere, no, 4 per metri carità, di pianta così carità. Fiorita, immaginatelo. Destiniamogli un angoletto
proprio per lei. Oh, allora io però ti volevo fare altre domande dimmi. Interessate. Si parte per le vacanze. Sì. E c'è l'irrigatore automatico. Sì. Ma come chi non ha l'irrigatore automatico, come può risolvere? Allora sì, fermati, okay. Non risponderemo a questa okay. domanda. Vabbè. Su come annaffiare le piante per chi va in vacanza. Ci sono dei segreti, ci sono dei trucchi, ma prima, insieme al nostro Amedeo, andiamo in un luogo benissimo, andiamo ai giardini di Ninfa. No. Un luogo incantevole. Bellissimo. Allora, eravamo rimasti, Amedeo, in sospeso con i nostri telespettatori sui consigli per chi parte per le vacanze, su oppure per chi va al mare l'acqua. A meno tempo per accudire, e come annaffiare le nostre piante. Allora, Vito, stando che il consiglio, esatto, il consiglio migliore è lasciare le chiavi a una al persona vicino. Di fiducia, vicino portiere, suocera. Ma annaffi le piante, per favore. che si occupano, che si possono occupare di dare acqua in nostra assenza. Nel caso in cui non abbiamo questa possibilità e non abbiamo un impianto di irrigazione presente nel nostro spazio. Perché l'altra alternativa è l'irrigazione automatica. Quella è la cosa migliore. Da a mio però consiglio... io ho un piccolo terrazzino, non ho l'irrigatore automatico. Allora c'è ci un sono sistema, in commercio, c'è un piccolo... ci sono in commercio, se ti reghi in vivaio proprio in questo periodo, ci sono vari prodotti disponibili che sono palliativi a un'irrigazione automatica. Secondo te qual è quello più forse adatto? Forse la cosa più facile, sì, e anche meno dispendiosa, vendono in commercio dei cunei di coccio, sì, detti anche carota, che vanno avvitati sul collo di una semplice bottiglia, cioè, le bottiglie di plastica. Quelle da un litro e mezzo, esatto, due litri. Viene riempita la bottiglia d'acqua, metto questo cuneo, lo inserisco nel terreno, esatto, pieno d'acqua, e lo smosi, perché si tratta di materiale traspirante, il coccio, lo smosi per osmosi il terreno si tira gradualmente l'acqua della bottiglia e abbiamo, diciamo, siamo coperti per un paio di settimane. Insomma, poi dipende da anche come con questo caldo? Dipende da come è esposto il vaso. Un consiglio è, se ho la possibilità, ricoverare tutti i vasi nel posto più ombreggiato del giardino, e riduco così l'esigenza idrica dei miei vasi, perché asciuga meno il terreno. Oh, domanda, sempre sì, ecco, per parlare con l'irrigazione. Sì, sì. È meglio un vaso di plastica o un vaso di coccio? Non so darti una risposta precisa. Cioè, con il vaso di correnti... plastica non si secca prima la allora, terra? Il vaso di plastica ha l'inconveniente che non traspiri. Mm. Non traspira, certo, come il coccio, che è sicuramente un materiale più naturale. Però al contrario del coccio, per esempio, non avendo questa traspirazione, non trattiene eventuali parassiti. Mentre nel vaso di coccio si vanno ad annidare nei pori alcune muffe, funghi che potrebbero essere dannosi. Il vaso di plastica pesa niente rispetto al vaso di coccio. E scegliamo i vasi in base a dove dobbiamo metterli. Allora, per una questione estetica, io preferisco tutta la vita il coccio, che poi più passa il tempo e più invecchiando diventa anche gradevole, certo, cioè molto più bello. Però dove non me lo posso permettere, la plastica o la resina, che è un altro materiale sempre di origine di plastica, ci danno, cioè stanno bene anche lì le piante. L'importante è averne cura e averne, come dire, volergli bene alle nostre piante. Poi il vaso, diciamo, è quasi secondario. Oltre ad annaffiare, a irrigare in modo adeguato e congruo, diciamo, sì, così, le nostre piante, qual è l'altro lavoro che in questo periodo, magari prima di partire per le vacanze, allora, dobbiamo fare? Allora, un'altra cosa importante è andare a dare un'occhiata generale alle nostre piante, perché se è presente un parassita, uh-huh, e noi ce ne andiamo, nella nostra assenza c'è proprio il party dei parassiti fanno festa, nel nostro giardino, eh? E magari arriviamo troppo tardi alla cura. E proprio sulla Dipladenia, è una pianta che, avendo bisogno di questa umidità e non trovandola spesso nei nostri climi, tende ad essere attaccata da vari parassiti, che siano acari, afidi o aleroidi, che sono le farfalline bianche. Perciò diamo sempre un occhio, sono facilmente debellabili con prodotti più o meno naturali, ci sono una vasta gamma in commercio, o anche possiamo anche produrla a casa. Per esempio, l'infuso di ortica è un ottimo
antinsetticida, un infuso di aglio è un altro ottimo antinsetticida. Ah, questo sapore di parassita. Quella è per la cocciniglia, sempre per un parassita che tra l'altro è anche soggetta alla nostra dipratemia. Per la cocciniglia va bene una miscela di acqua e sapone di Marsiglia. Comunque, prima di partire, diamo una controllata generale se non vogliamo ritrovare le nostre piante tutte mangiucchiate. Esatto. E dopodiché, invece, ecco, ci siamo assicurati che le piante saranno bagnate in modo adeguato, anche con questi strumenti si trovano in commercio. Sì, questo mi dicevi tu, ecco, senza andare a fare spese enormi sull'impianto di irrigazione, magari uno ha un piccolo balconcino, si controllano se ci sei parassite e poi... E poi mi godo la fioritura, Vito, e poi posso partire. Posso partire tranquillo. E allora noi, a proposito di fioritura, a proposito di vacanze, facciamo un picco. Oggi veramente stiamo facendo il giro d'Italia, andiamo a Viterbo, andiamo a vedere questo giardino fantastico di peonie. Andiamo a vedere. Bellissimo. Un paese veramente straordinario. A me incuriosisce anche per le piante, per i fiori. Sì, è un mondo a parte. Hanno tutta una tecnica di cura dei giardini, il classico giardino giapponese, che sono maniacali nella cura del verde. Allora, a proposito di cura del verde, gli ultimissimi consigli, siamo quasi in chiusura, domanda proprio a bruciapelo, vanno concimate le piante in questo periodo? Allora, generalmente no, nel senso che, come ti dicevo, le piante appena percepiscono forti temperature troppo calde si bloccano, si fermano e vanno in un riposo vegetativo, perciò le concimazioni liquide solitamente si somministrano da primavera fino a giugno per interromperle luglio-agosto e riprenderle un pochino a settembre-ottobre. Nel caso della dipladenia, siccome il suo ciclo vegetativo ce l'ha proprio in piena estate, una concimata se diamo delle somministrazioni di concime liquido complesso con vari elementi non può che renderla felice. Benissimo, allora io ringrazio il nostro Amedeo Ciatorelli, vi saluto, vi do appuntamento a domani, ma questa sera alle 20...